ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda alcuni acquisti fatti da Primark. Ebbene sì, ci sono andate di nuovo, scusatemi, perdonatemi, non è vero. Sapete tutti che sono pazza di questo negozio e quindi dovevo assolutamente andare. Allora, ho preso un bel po' di cosucce e ve le volevo far vedere. Per prima cosa, ho cercato di mettere tutto qui per venirmi anche più facile farveli vedere. Per prima cosa vi voglio far vedere qualcosa di abbigliamento che ho preso. E ho preso questi pantaloni di tuta. Io li utilizzo tantissimo per andare a casa di mia mamma, certe volte anche per fare la spesa, cosa rara che posso anche fare. Li ho presi perché costavano 7 euro. Ho preso una L, ve li faccio vedere. Qua. Ho preso una L, ovviamente mi piacciono comodi, li vedete grandissimi perché sono grandissimi, mi piacciono comodi e soprattutto mi piacciono che hanno il polsino sotto, invece tutti gli altri erano tagliati senza polsino e io non li indosso quando sono così tagliati senza polsino perché non mi piacciono assolutamente. E questa è la prima cosa, sì, salutate Claxo se lo sentite. Poi andiamo avanti e vi faccio vedere cosa ho preso. Ho preso delle cose per i miei figli, perché quando fu che gli feci la stanzetta, ho preso delle trapunte da Ikea. Ovviamente le stanzette sono di Mondoconvenienza, i letti sono di Mondoconvenienza, invece il copriletto sarebbe il piumoncino è di Ikea. Solo c'è un problema che per i ragazzi il piumoncino è piccolo, perché i miei ragazzi sono 1,90 m, 1,85 m, 1,86 m, quindi capite bene che rimangono con i piedini di fuori. E quindi aspettavo tantissimo che apriva Primark qui in Sicilia proprio per prendere questi piumoncini o queste trapunte, come li volete chiamare, perché l'avevo visto in svariati video, quindi ero molto convinta di acquistarle, quindi quando l'ho visti li ho presi subito. Ovviamente l'anno scorso quando è aperto Primark io non ci sono andata subito, tutti dicevano che sono usciti questi piumoncini, però io non ci sono andata quindi non l'ho potuto prendere. In estate non c'erano e quindi appena li hanno portati li ho subito presi. Vi sto parlando di questi qua. Allora, questo è il piumoncino trapunta, come lo volete chiamare. Questo è il double, perché esiste il singolo, il double che è una piazza e mezza, e poi c'è il king che è quello più grande in assoluto. Infatti, se voi prendete piumoncini quelli di Ikea matrimoniali, sono piccoli per i letti matrimoniali. Invece questi qua sono leggermente più grandi perché sono stile proprio americano. E quindi li ho preso questo a 11 euro e ovviamente ne ho presi due. Poi, mentre ho preso quelli, ovviamente li ho preso anche il set come copripiumino e li ho preso questo grigio perché la stanzetta loro ce l'hanno grigio e nera. Automaticamente sono due maschi, non posso prendere cose con i fiori o particolare tipo Stitch. Ovviamente, e quindi gli ho preso questo che è molto più semplice e a loro piace tantissimo perché la loro tenda è simile a questa trapunta. Questo è come deve venire, diciamo, il letto, questo qui, e questo l'ho pagato 25 euro. Ovviamente qui trovate le misure, sono 200 cm x 200 cm, quindi 2,2 m, come lo volete chiamare. Questo ottimo, ancora li devo provare e poi vi farò sapere. Mentre ero da Ikea avevo preso delle cose per quanto riguarda la lavatrice, perché avevo visto vari video che alcune ragazze hanno utilizzato dei giochini per bambini per togliere i peli degli animali nella lavatrice. Io sono in crisi perché i peli di Chloe li trovo dappertutto, specialmente in estate sono stata invasa di peli di Chloe, però ovviamente nei vestiti cerco di sbatterli prima di inserirli nella lavatrice, quando li esco la stessa identica cosa, però trovo difficoltà nelle cose scure, perché nei pantaloni scuri tipo un blu oppure un nero i peli ancora si vedono, quindi mi dava fastidio e in questo video ho notato che molti hanno acquistato questo giochino che è uno squishy ball,
dice, sì, essendo appiccicoso potete utilizzarlo per la lavatrice e quindi l'ho voluto prendere. Il costo è di 2 euro e quindi l'ho preso proprio per curiosità, per provare se questo prodotto, diciamo, funziona oppure no. Mentre ero lì, la mia migliore amica ha visto questo set di colori a matita. Sapete tutti che se mi seguite nei miei social, sia TikTok che Instagram, che di conseguenza Facebook, sto facendo dei video dove coloro e dove faccio anche il diamond painting, che sono quelle cose per scaricare il nervosismo. In questo periodo sono leggermente nervosa e cerco di scaricare, diciamo, questa cosa tramite il colorare e fare il diamond painting. Per quanto riguarda il diamond, poi vi parlerò, vi farò un video a parte. Per quanto riguarda il colorare, ve lo consiglio perché anche, diciamo, quel piccolo 5 minuti, 10 minuti che siano nel colorare, il nervosismo, diciamo, lo scarichi tramite i colori. La mia migliore amica ha visto questo set e quindi l'ho voluto prendere. Mi fa: guarda, è apposta per te, quindi l'ho preso. Sono 30 matite, fatte ovviamente in legno, e questa ha la custodia, quindi lo potete anche regalare a dei bambini che vanno a scuola, così quando aprono l'astuccio hanno tutti i colori in bella vista e viene anche meglio, diciamo, colorare. Io queste ovviamente matite le metterò nel mio vaso dove ci sono tutti gli altri colori a matita e queste le utilizzerò per le matite labbra. Ottima idea! E questo l'ho preso a 3,50 euro. Vede qui, sì, dai, 3,50 euro. Poi andiamo avanti e ho preso il profumo. Questo profumo già l'avete visto in un altro video perché ne avevo presi tre, ma questo profumo io l'avevo regalato alla mia migliore amica che l'ha sentito e mi ha detto: mamma mia, è un dupe di un profumo che io amo. E ovviamente essendo lei che monterà il video, qui vi scriverà lei il dupe di che profumo è. Questo è un profumo che costa 4,50 euro ed ha quante ml? 50 ml. Devo dire che su di me questi profumi durano e durano anche tanto. Su di lei dice che non durano così tanto, però su di me durano. Infatti l'ho voluto prendere perché non ho avuto la possibilità di utilizzarlo e quindi preso. Anche se dovete fare un regalo, 4,50 euro sinceramente è una cosa ottima. A proposito di regali, ho preso questa collanina dove ci sono le tre, diciamo, tre collanine diverse. Molte persone vedono le collane che io indosso, ma queste collane sono state fatte apposta per me e per la mia migliore amica, perché sono delle collane che ci identificano tutte e due, e quindi non ci sono queste collane, nel senso le dovete fare apposta. Però esistono questi tipi di collane, infatti le ho volute prendere proprio per esempio, a 3 euro e avete queste collane dove ci sono tre fili diversi. Io ho preso questo con i ciondoli così perché devo staccare i ciondoli e li voglio senza, sinceramente mi piacciono senza e quindi li voglio tenere così. Ma a chi piace c'erano questo tipo di ciondole e altri modellini. A 3 euro sinceramente mi sembra anche un'idea ottima come regalo, specialmente che stiamo arrivando nel periodo di natalizio e che non bisogna farsi dei regali così prorompenti, potete fare anche un pensierino con 3 euro e direi che è ottimo. Poi, aspettate che vi faccio vedere un'altra cosa. Poi ho fatto un pensierino ad una bimba che si guarda i miei video e quindi questo glielo darò quando ci incontreremo. Siccome mi dice sempre, cioè mi guarda le labbra ogni volta che io parlo, gli ho voluto prendere questo lip gloss con l'unicorno. È molto molto carino, spero ovviamente che gli faccia piacere, quindi gliel'ho preso. Il prezzo non mi ricordo se è stato 1,50 euro. Comunque vi volevo dire questa cosa dei prezzi. Capita, e qui lo scontrino è alla mano, che spesso capita che un prodotto sia, che so, costa 4,50 euro, poi alla cassa lo pagate 3 euro oppure 4 euro, cioè vi tolgono quei 50 centesimi, quegli 80 centesimi o 1 euro, 2 euro. Capita che non ci sia il bollino, ma che poi alla cassa vi viene, diciamo, tolto quell'euro o quel centesimo in più. Quindi devo dire, state attenti a quello che acquistate perché vi viene anche più facile. Poi, parlando
parliamo dei diffusori di ambiente, perché ne ho presi alcuni e li ho presi perché avevano il costo di 80 centesimi. Ve lo faccio vedere, ve ne apro uno per farvelo vedere, anche se avevo già aperto l'altro comunque. Questi li potete anche regalare perché hanno la boccettina in vetro. Non si sente il profumo, sinceramente. Avete la boccettina in vetro. Io voglio dare... Ah, si deve togliere questo. Vabbè, perdo troppo tempo. Allora, avete la boccettina in vetro e poi avete le bacchette da inserire. Ovviamente sapete tutti che le bacchette che inserite l'indomani le dovete ricambiare nell'inserimento. Cioè, questo lo credo che tutti sanno come si utilizzano i diffusori d'ambiente. Questo con le stecchette. E questo ha la profumazione del Wonderland. Non so di che cos'è, ma è carina come confezione. Poi ho preso questo che è al bergamotto, sempre 80 centesimi, sono tutti 80 centesimi. Poi ho preso questo che è amber e bergamotto pure, confezione così. Poi ho preso white lily e blossom, che è questa, sempre 80 centesimi. Poi ho preso questo che è cashmere, fatto così. Poi ho preso questo che è alla peonia, peoni. E poi ho preso questi due che sono tipo natalizi. Questo è Winter Spice, che è questo qui. E questo invece è Red Diffusion ed è Festive Christmas, quindi festività natalizia, che è questo. Io devo dire che per essere un prodotto di 80 centesimi farete una bella figura. Continuiamo per quanto riguarda il video e vi faccio vedere dei prodotti che ho comprato per quanto riguarda la pulizia del viso, make-up, eccetera. Allora, ho visto un video di una ragazza americana dove utilizzava questo burro struccante e l'ho voluto prendere. Il prezzo è 4 euro. Io avevo fatto il fermo immagine e questo è un balsamo struccante. Questa ragazza diceva che gli piaceva e che lo paragonava a quello di Clinique, il Take the Day Off. Io ce l'ho e quindi volevo fare, diciamo, la comparazione anch'io. E quindi l'ho preso, 500 ml di prodotto, e quindi lo proverò. Vi faccio vedere com'è fatto. È fatto in questa maniera, non fa diciamo nessun tipo, sembra tipo limone, ma non credo proprio che sia limone. Il prodotto è questo, non vedo l'ora di utilizzarlo e poi in caso vi farò sapere se mi è piaciuto oppure no. Poi ho preso delle spugnette per togliere le maschere. Io ne avevo alcune che erano colorate, ma facendo le maschere anche ai miei figli e facendole anche la pulizia del viso, ho deciso di acquistare altre spugnette per utilizzarle a loro. E la spugnetta è per il viso, ovviamente, che è di cellulosa, e sono queste spugnette gialle qui che vedete in tantissimi video per togliere, diciamo, le maschere. Io mi trovo bene, io ce l'avevo colorate, viola, fucsia, questi colori qua li avevo presi, se non mi sbaglio, da acqua e sapone, ma in un negozio. Queste le ho prese due a un euro e quindi le ho volute prendere in caso la prossima volta ne prenderò altre, perché le utilizzo tantissimo. Poi, sempre per la pulizia del viso, ho preso queste, e queste erano vicine alla cassa. Sono tre spugnette e sono per rimuovere, qui c'è scritto rimuovere, cleanser, lavare e esfoliante per il viso. Al prezzo di 2,50 euro ho preso queste tre spugnette, ve li faccio vedere. Quindi una sarebbe per lavare il viso, una sarebbe per rimuovere il make-up e una sarebbe per scrubbare, per fare un tipo di scrub. Sì, perché non è proprio ruvido ruvido, ma è tipo trapuntato, non lo so come farvi capire. Questo è il tessuto, vedete la differenza dei due tessuti? Ed è il terzo tessuto. E quindi questi tre, sinceramente, ottimo, anche hanno la loro bustina, mi è piaciuto e quindi l'ho presa, erano vicino alle casse. E queste, ve l'ho detto, sono costate 2,50 euro. Poi ho preso due prodotti per quanto riguarda il make-up.
Il primo prodotto che vi faccio vedere è questo, e sono delle striscette per quando una si trucca. Perché vi faccio vedere questo? Allora, sono tipo delle protezioni per l'ombretto. Io ho fatto un corso di make-up online e spesso capitava che loro facevano delle domande e io ovviamente gli rispondevo in base a come io mi trucco. E io di solito mi trucco, prima faccio gli occhi e poi faccio la base. Lui mi ha rimproverato, il professore, mi ha rimproverato perché di solito, cioè non di solito, devo assolutamente prima truccare la cliente, diciamo, prima il viso e poi gli occhi. Poi io gli ho detto, ma se fai il fallout l'ombretto come spesso mi è capitato, io rovino poi la base perché all'inizio, quando facevo il video, io prima truccavo il viso e poi facevo gli occhi. Però cosa capitava? Che spesso l'ombretto arrivava proprio sulla base, mi rovinava tutto sotto gli occhi, quindi facevo dei pastrocchi. E quindi dovevo togliere tutto il fondotinta, tutto il correttore e rifare la base. E da quel giorno ho deciso di fare il contrario, prima faccio gli occhi e poi faccio la base. Invece lui mi ha rimproverato perché esistono, dice, questi gerottini, questi patch che fanno sì che il fallout dell'occhio cada, diciamo, in queste striscette che poi io devo togliere e la base rimane perfetta. Sinceramente li voglio provare proprio per vedere se hanno questa situazione, perché io spesso vedo persone che mettono lo scotch avendo la base e rovinano poi la base. Cioè, obiettivamente, se togliete lo scotch, la base si rovina perché mettete una cosa adesiva al di sopra. Non lo so. Io le ho prese proprio per provare, vi farò sapere se mi trovo bene oppure no. L'ultima cosa che vi faccio vedere per quanto riguarda questo video è il Makeup Artist Tape, quindi l'adesivo. Questo è un nastro adesivo per makeup artist. Questo qui l'ho visto anche in un video di una ragazza americana che lo utilizzava per fare l'eyeliner. Io sono negata nel mettere l'eyeliner, quindi questa ragazza faceva vedere come si poteva fare e quindi lei metteva il cerottino e faceva, diciamo, questo eyeliner molto particolare. Io questi cerottini qua, non questi, altri tipi di cerottino, cioè cerottino adesivo, l'ho visto utilizzare quando fa i make-up alcune ragazze, diciamo, italiane che lo utilizzano e viene, diciamo, facile fare sia la forma dell'occhio che anche fare l'eyeliner. E quindi l'ho voluto prendere proprio per questo. Al prezzo di 1,50 € ho preso questo adesivo proprio per il make-up. Quindi, questo è tutto per quanto riguarda il make-up, per quanto riguarda, scusate, Primark. So che state aspettando che vi faccio vedere qualcosa di Stitch, invece no. Vi faccio un video a parte, ve lo faccio a parte perché già questo è lunghissimo e quindi se volete vedere il video di Stitch vi mando alla seconda parte di LOL Primark. Per quanto riguarda questo video è tutto, datemi dei consigli se avete altri prodotti proprio per quanto riguarda Primark, perché io sinceramente nel reparto skincare non sono mai passata. Sono passata in modo liscio proprio, invece molte ragazze mi hanno detto guarda, prendi questo che è ottimo, quindi datemi dei consigli, cosa vi piace che posso acquistare da Primark che volete che io utilizzi e che provi per voi. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, sono senza voce, e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao! Thank you.